decisione di una separazione consensuale con Mister Inversini. Ci siamo incontrati questa mattina, il Mister aveva rimesso il suo mandato nelle nostre mani e niente, abbiamo deciso insieme di cessare questo rapporto, visto anche il momento e quello che sta succedendo. Chiaramente quando succedono queste cose è sempre una sconfitta per tutti, sconfitta per la società, perché deve ricredersi di quello che ha fatto e che ha detto fino a poco tempo fa, e una sconfitta anche dei giocatori, perché poi fondamentalmente sono loro che vanno in campo. Abbiamo deciso di affidare la conduzione tecnica della squadra a Mister Armando Madonna, che ha accettato di buon grado di venire con noi, è di Alzano, quindi ci conosce, conosce la società, conosce i personaggi che sono nella società, ha fatto il professionista fino a ieri, da oggi farà il dilettante, ma dilettante per modo di dire, perché questa categoria, visto che non c'è più la C2, è diventata una categoria di semiprofessionisti. Nello spirito della Virtus Bergamo, come sempre, abbiamo cercato di fare il meglio. Siamo convinti che sia il meglio, questa scelta sia il meglio, che la persona che abbiamo scelto sia di ottimo livello, e quindi lasceremo poi a lui il compito di vedere, fare, e se ci sarà qualcosa da modificare, cambiare, saremo pronti a fare quello che ci sarà da fare, anche su sua indicazione. Un po' riduttivo dire solo risultati, è una situazione che chiaramente il trend negativo dell'ultimo periodo, che ormai dura da 7-8 partite, ha portato a fare tante riflessioni già dopo le due sconfitte patite con Pontisola e Mapello. È chiaro che andare a fare un intervento di quel tipo qua era l'ultimo dei nostri pensieri, e quindi si sperava sempre di poter trovare una soluzione. Chiaro che in questo momento qua la rosa è in grossa difficoltà, perché ieri avevamo 7 assenti, e quindi come non possiamo pretendere i miracoli, ne potevamo pretendere i miracoli da Inversini, non possiamo pretenderli da Madonna. L'obiettivo prioritario in questo momento è quello di recuperare più velocemente possibile gli infortunati. Se guardiamo ieri alla tribuna fa venire un po' la pelle d'oca tutta la gente che c'è fuori. Quindi insomma ci siamo trovati in questa situazione qua, secondo me per tanto per magari nostra negligenza, ma anche tanto per una serie di cose che sono venute fuori tutte insieme, che sì, convergenze negative, perché più che altro gli infortuni sono stati tipo vitali, mal di schiena, sì, esatto, cioè c'è stato, però ecco, il segnale che la società Virtus Bergamo, tutto il consiglio direttivo e consiglio tecnico vuole dare è che, anche se c'è gente che sta un po' sorridendo perché il nostro progetto non ha avuto per ora il riscontro poi effettivo del campo, che poi è quello che conta, il progetto Virtus Bergamo va avanti a livello societario sicuramente ancora più rafforzato, e non deve sicuramente finire perché abbiamo avuto un mese e mezzo di risultati negativi, anzi deve rinforzarsi ancora di più. E il discorso poi di prendere un allenatore con una certa esperienza tra i professionisti deve servire anche alla società per crescere e per poter mettere le basi per un futuro migliore. Volevo focalizzare un momentino anche quello che a livello societario è successo nell'ultimo mese e mezzo. Cioè, è vero che abbiamo fatto alcune partite dove magari la stampa, gli addetti ai lavori, forse pensava a un cambio di allenatore anche prima, dopo le due batoste dei 5 gol che abbiamo preso sia col Pontisola sia col Mapello Bonate, però rimarco proprio la serietà e la compattezza di questa società, che ci ha ragionato molto su questo. Ieri stesso, dopo la partita, ci siamo un po' ritrovati ancora con unità di intenti, abbiamo cercato di capire alcune situazioni, ma poi alla fine la decisione, anche il mister un po' se lo aspettava, ci ha detto stamattina che ci siamo trovati con il direttore sportivo, e quindi c'è stata proprio una compattezza sotto questo aspetto.
Quello che posso dire è che l'arrivo di Madonna è per noi un arrivo molto molto importante. Ho detto anche oggi che non c'è bisogno di presentazioni, e i giocatori credo che vedendoli anche allenarsi oggi pomeriggio l'abbiano capito e recepito. Quindi a nome ancora di tutta la società faccio in bocca al lupo davvero al mister di un buon lavoro, e poi più avanti vedremo, insomma, ecco, grazie. Prima vorrei dire una cosa, nel senso, prima si cercava di trovare dove ha sbagliato il mister, dove ha fatto. Io credo che tante volte un esonero non è fatto esclusivamente perché ci siano delle colpe, per forza. È logico che i risultati, noi che facciamo gli allenatori, paghiamo questo. E una società, mi sembra che è stata anche molto attenta, nel senso, prima ne hanno parlato, ne hanno fatto, perciò tante volte dopo due sconfitte ti mandano a casa. E non è questione di colpa, si cambia, è un allenatore che l'anno scorso ha vinto, perciò è da rispettare, da ringraziare, e quest'anno è veramente stato un pochino sfortunato, come la società, adesso veramente mancano tanti giocatori, perciò c'è da ripartire. Io parto con grande entusiasmo, ci ho pensato tanto, però mi è sembrato la cosa giusta da fare in questo momento. Probabilmente un'altra della stessa categoria non l'avrei accettata mai, e come ho rifiutato altre volte, ho rifiutato anche qualche squadra sopra, però in questo momento mi sono sentito, è vero, ritorno indietro, sono passato dalla Serie A all'interregionale da giocatore a 30 anni. E qua io spero di fare anche solo la metà di quello che abbiamo fatto noi. Però ecco, io vengo con un grandissimo entusiasmo, perché se no non sarei venuto, perché rispetto alle persone con cui ho parlato in questi momenti, che sono comunque tanti, sono amici, tanti, e perciò conosco un po' tutti, e se non avessi l'entusiasmo non fossi sicuro di fare la cosa al massimo delle mie possibilità, non avrei mai accettato. Però invece l'ho fatto convinto che posso dargli una mano, convinto che posso, che si può fare qualcosa di importante, però è logico che ci vuole tempo, non è che si cambia completamente. Adesso c'è da recuperare tutti i giocatori, c'è da recuperare un po' di serenità, c'è da recuperare un po' di entusiasmo, è quello che spero di portare io in questo momento. Io qualche partita l'ho vista, perché abitando qua, e io ho visto sempre, a mio parere, grande disponibilità da parte dei giocatori di giocare. E però in questo momento di difficoltà di tutti, bisogna dare qualcosina di più. Bisogna ai più vecchi prendersi qualche responsabilità in più, avere un po' più di coraggio, non si può sperare che i ragazzi giovani ci tirino fuori da questa situazione, ma i 5-6 vecchi devono dimostrare di avere le qualità e sotto l'aspetto umano tirar fuori qualcosa di più. Da loro me lo aspetto, hanno le possibilità di farlo, e insieme possiamo farlo da uscire da questa situazione. Io spero di farlo il prima possibile, perché a noi servono i punti e dobbiamo farli. Io spero che il lavoro possa pagare più avanti. Adesso però sono loro che vanno in campo, sono loro che devono trovare questa serenità che probabilmente con i risultati in questo momento manca.